But I'm gonna take the world. So kiss me, baby. Give me kisses. Ciao, sono Noah Yanni e questo è il mio studio, Noah Inc. Benvenuti. Dunque, io sono la titolare di due studi, uno che è a Montecatini Terme, Noah Inc., e l'altro Noah Inc. è a Pietrasanta. Non è facile essere la titolare di due studi e allo stesso tempo essere una tatuatrice, ma la mia fortuna è stata quella di incontrare persone come i miei shop manager, con cui sono riuscita a crescere insieme e poter fare in modo di far andare tutto quanto alla perfezione anche quando io non sono in studio, e questo mi rende molto orgogliosa. In ogni studio ci sono due tattoo artist che sono dei resident. Oltre a loro ci lavoro io e mia mamma, che è una tatuatrice e anche la piercer, e poi ci sono tantissimi guest che vengono da tutta Italia e anche dall'Europa. Mi sono concentrata sul mio stile realistico in bianco e nero perché provengo da una preparazione accademica, perché ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Firenze e ho voluto trasportare quello che sono le mie conoscenze da lì nel tatuaggio. E questa è la mia concentrazione, che comunque avviene da 6 anni a questa parte. Non c'è nello specifico uno stile che io voglia provare, perché nei miei primi 6 anni di lavoro ho eseguito tutti i tipi di stili nel tatuaggio. Quello che vorrei sarebbe quello di combinare quello che è il realismo, contaminandolo con altri stili tipo grafici o comunque cose di questo tipo qua, a cui sto studiando. Ci sono dei tatuatori con cui traggo ispirazione, ma è successo all'inizio, quando frequentavo le tattoo convention, e per me uno dei miei primi idoli in assoluto è stato Robert Hernandez, e dopo di lui vengono tantissimi, perché ormai al giorno d'oggi ci sono veramente tanti tatuatori competenti, più che competenti. Quello che forse ha cambiato tantissimo questo mondo, posso nominare Timur Lysenko, è uno veramente a cui posso trarre ispirazione tantissimo. Quello che posso consigliare alle persone che comunque si introducono a questo mondo è quello di lavorare sodo ogni giorno e non lasciarsi convincere da quello che sono i social media o comunque questo mondo che sta cambiando tantissimo, però l'importante è lavorare tanto e i risultati arriveranno sicuramente. Ho iniziato a tatuare 13 anni fa, quando ancora frequentavo le superiori, ed è successo un po' casualmente, perché comunque sono sempre stata influenzata da quello che è la vita di mia mamma, che è un'artista, è una scultrice, e un giorno è venuta da me e mi ha detto: ma perché non provi a tatuare? Ho detto: ah, sì, proviamo, dai, magari ti piace. Le più grandi ispirazioni che vengono per me nel tatuaggio provengono per la maggior parte dall'arte contemporanea. Mi capita molto spesso di visitare degli eventi a cui appunto ci sono opere d'arte, e da lì cerco di, ogni volta che esco da questi posti, trovo sempre un qualcosa che mi piace tanto e che magari mi rimane nel poi concentrarmi nell'elaborazione dei progetti. Se non fossi una tatuatrice, la cosa che mi piacerebbe tantissimo poter fare sarebbe quella di far parte del mondo dell'arte contemporanea, quindi dedicarmi a questo al 100%, poi magari chi lo sa, un giorno, forse magari accadrà. Il pezzo che ho realizzato oggi vuole rappresentare quello che è la passione e l'amore, e questo l'abbiamo trovato io e il mio cliente cercando quello che possa essere l'immagine più adatta, e appunto l'abbiamo trovato grazie a questa foto che proviene dal film Via col vento, uno dei film più famosi in assoluto, appunto, che rappresenta queste due cose, e questa foto credo che parli proprio esattamente di questo. Grazie a tutti, questa è Noah Yanni e spero di vedervi presto. Ciao! Give me kisses and shake.